Festeggi con una vittoria nel derby la tua 100ª apparizione. Sì, è un orgoglio, ho detto anche prima. Sono contentissimo di aver fatto 100 apparizioni con questa maglia in gare ufficiali. Farle in una vittoria, in un derby, in casa, insieme ai nostri tifosi, lo rende ancora più bello. Quello che, di cui avevamo forse paura nel pomeriggio erano anche le condizioni del campo, quindi un campo pesante. Effettivamente, come vi siete trovati? Non, da quello che si è visto fuori non sembravate particolarmente sofferenti, così come non sembrava avesse patito troppo il cambio di modulo. No, il campo sapevamo che andavamo incontro ad un campo pesante, ci eravamo preparati, abbiamo cercato di dare tutto. Abbiamo dato tutto e siamo stati premiati, poi il cambio di modulo penso sia un dettaglio che il mister ha fatto la sua lettura, è andata molto bene, siamo contenti anche di aver fatto quello che ci ha chiesto. Avete ritrovato anche il vostro ex Moscardelli tra le fila del Pisa, che è incontrastato? Ma come sempre, dai, come l'andata, ci siamo salutati, comunque c'è un rapporto buono dopo l'annata dell'anno scorso, quindi penso che il rapporto personale va al di là di quelle che poi sono le rivalità delle piazze, come è giusto che sia. Con questi nuovi 3 punti presi all'inizio del 2019, il riscatto dalla sconfitta di Vercelli, adesso a che cosa si punta? No, guardiamo partita per partita, come ha detto il mister, perché come non dovevamo abbatterci dopo la sconfitta di domenica, non dobbiamo gasarci, ecco, dopo questa vittoria, quindi cerchiamo di stare concentrati in tutte le partite e fare il meglio che possiamo.